solo dire che Nancy si deve andare a sposare. Sono pronta. Nancy si sposa. Ora faccio il lancio del bouquet. Vai, lancia il bouquet. Che vado io. C'è la prossima a sposarsi. Oh. Yeah. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Nuovo video. Yeah. A vostra grandissima richiesta, finalmente ho convinto Nancy a mostrarvi i vestiti indossati. Quindi vi mostreremo tutti i vestiti indossati. Aiuto. Sì, dovete sapere che c'è un cane dietro che mi lecca la schiena. Allora, dei vestiti, devo dire la verità, bellissimi, che ci ha inviato il sito CN Direct. Si chiama okay. Così? Sì. Comunque vi lascio il link. Vai, vai, no, rido perché lei che siate. Lei che ho la schiena scoperta, okay. Quindi mi lecca. È intonata con te. Comunque questo sito è bellissimo, vende dei vestiti super economici. Vi lasciamo il link nel box informazioni. Insomma, se cercate trovate anche cose molto carine. Sì. Io scelgo ovviamente quelle cose più belle. Non sono cose di alta moda, però sono economici. Per l'estate sono carini. Sì, sono, conviene a darci un occhio. Noi abbiamo trovato tante cose carine e adesso ve li facciamo vedere tutti indossati. È vero, amore, mamma? Il primo è questo qua che abbiamo addosso, questo vestito, mi piace tanto. Con pettino? Sì, anche se Nancy quando me lo sono messa ha detto mi sembri l'uovo di Pasqua. Perché è un po' gonfio. Sì, però secondo me è molto molto carino e secondo me è adatto per una cerimonia, molto molto carino. Anch'io, questo vestito invece per una cerimonia da sposa, se mi devo sposare me è lo vero, metterò. Ma sai che bello, però l'unico piccolo particolare è che ti esce un po' il culo fuori. Perché c'ha la sottoveste un po' corta, sì. Vabbè. Perché non ci siamo saputi regolare bene con le taglie. Ma poi questa maglietta è troppo troppo carina, con la bocca molto americana. Spaghetti USA, ok. Poi questo outfit che ho fatto io. Sono tante cose, andiamo veloce, dai dai. Sì sì, perché sono tante, sono dura tantissimo questo video. Questa gonna molto molto carina, così ecco, ho fatto l'outfit mettendoci questa maglia corta sopra. E Nancy mi ha copiato e ha fatto anche lei la mia più bello, sì. Con questa la minigonna nera e la magliettina sopra grigia. Esatto, okay. Molto molto bello. Ah, noi abbiamo preso S la taglia, se vi interessa. Sì, noi abbiamo preso S per queste cose qua. Alcuni vestiti però sono molto piccolini, escono i fuori. Regolate, magari prendete una M. Esatto. Prendete una M per stare più questo sicura. Poi è una cosa super intima che abbiamo preferito non indossare. Però è tutto velato. Questo è per una serata hot. Sì, esatto. Oh, Nancy amara. Poi questo è un altro per una serata hot. Ragazzi, l'avete visto indossato però. No, ma questo non è hot. Attenti, ma hot perché ti esce qualche un po' corto. Il tuo culone fuori. No, perché è una S, magari. Perché è il fisico è bello quando c'hai il culo. Certo. Se c'hai il culo piatto. Non che si vede, nulla. È inutile, non si ferma. Guardate com'è carino. Allora, guardate bello. Dietro che scollatura hot. E poi con tutte queste perle, devo dire. Molto elegante. Mi piace tantissimo come ti sta. Peccato che è troppo corto. Peccato. E ti esce tutto il culone. Non so il culone, vabbè. Poi questo qua troppo carino, che devo dire la verità, Nancy me l'aveva buttato. Sì, perché mi sembra il gabbiolino delle elementari. No, questo qua che fa? L'abbiamo messo da parte. Io ho detto vabbè, me lo voglio provare. Alla fine è molto carino, secondo me, per un cocktail di pomeriggio. Sai che a me piace molto andare con i bambini. È un cocktail di pomeriggio. È molto chic, piace. Che vabbè, carino, sì. Poi c'ha le tasche, metti le mani nelle tasche, insomma mi piace, sì, sì, sì. Poi questo qua, questo è bello perché praticamente è molto molto semplice. Questo devo dire la verità, è uno dei miei preferiti perché c'ha una scollatura davanti che non è molto pronunciata, quindi non esce proprio tutto fuori. Ed è corto ed è molto... Quello davanti è un po' svasato sulla pancia, svasato, quindi si vede la pancia. Si copre la pancia. Yeah. Io invece ho preso questo qua nero sempre, guardate com'è bello. Questo sta benissimo. Questo è bellissimo, c'ha questo effetto velato sulle braccia, poi queste maniche così, corto corto, non troppo aderente, mi piace. È bello perché... È uno dei miei preferiti questo, è proprio bello. Ti sta molto bene, devo dire la verità. Poi abbiamo preso questi due che sono molto eleganti, molto carini. Ad esempio questi qua ci sono andati un po' larghi. Abbiamo sì. preso, perché non c'era la S, abbiamo preso la M, però ci sono andati un po' larghi, però sono molto belli. Voi avete visto questo qua indossato su di me, il rosso. Esatto. Guardate con questa cerniera tutta con gli Swarovski, molto, sì, molto belli, carino, elegante. Sono molto morbidi, cioè sono cadono morbidi, quindi non fanno vedere troppo. Sono difetti. Perfetti per l'estate, che sono freschi, sì, freschi. Sì, è vero, proprio per la sera, molto freschi. Poi questo qua praticamente come quello che ha messo Nancy, che era bianco, però rosso. Io l'ho preso da Jessica Rabbit, sempre con la gamba tutta fuori e con la scollatura davanti, è come il tuo, però è identico, rosso. Però rosso. Sì, sì, e alla fine questo qua che taglia l'abbiamo preso? Sempre S, credo, perché ci va un po' corto. Sì, S.
Diciamo che va bene, soltanto un po' corto sotto, quindi magari se uno si fa allungare questa sì, parte è portabile comunque. Sì, sì, comunque devo dire la verità, sono belli anche per delle cerimonie, delle è feste vero. Di sera. Questi abiti lunghi anche sono belli, devo dire la verità, me li ho riscoperti. Perché butti le robe così? Le t-shirt sono carine, praticamente per sono, la palestra. Sì, sì, sono quelle che abbiamo indossato da sopra la gonna. Sono carine, c'erano di vari colori. Abbiamo presa grigia, bianca, nera. Vabbè, ma anche sopra, come abbiamo fatto noi sopra una gonna, ma no. Ma perché mi lasci questo pure? Poi questo qua che è nero, è tutto velato, è sempre lungo, è anche molto carino, però questo qua è super sexy, cioè questo te lo devi mettere proprio per una serata tetta a tetta, insomma. Sì. Sì, sì. Eccolo qua, questo è quello là che praticamente è come il tuo. Però nero il mio. È nero. E a me mi è rimasto sto coso a confettino rosa che non lo so, vabbè. Shabby chic, che vuoi? Diciamo essere shabby chic. Tutti i vestiti neri belli se li ha presi tutti lei, li aveva casualmente ordinati tutti lei, perché noi da questo sito abbiamo scelto noi i vestiti, però poi adesso che sono arrivati, chissà come, più belli sono tutti suoi e più brutti ridicoli, tipo quelli. Ma che vuoi da me se tu hai cattivo gusto? Miei sono i neri, sì, più eleganti. Ah, questo rosa l'hai scelto tu, questo a bomboniera l'hai scelto tu, il nero bellissimo ha scelto lei. Guarda come è carino questo, è carino, questo qua è carino. Con le maniche velate, però devo dire la verità che vederlo nero è tutta un'altra cosa, addosso a te stava benissimo. Poi ho preso questo è un altro dei miei preferiti, ovviamente nero. Bello. Proprio semplicissimo, un tubino semplicissimo e sopra c'è una scollatura tutta ricamata. Proprio questo bello. È proprio bello e ti sta la scollatura bene. A cuore ricamata, cioè proprio bello, ragazzi. È bellissimo. Sta bene addosso, non è troppo aderente. Dei bello. Ricami tipo rose, molto molto no, mi piace, sta benissimo, il mio preferito. E fine, questo non si direbbe proprio che è un vestito. Sì, costo, questo insomma. L'ho scelto io, sottolineiamo, l'ho scelto io ed è bellissimo. Sembra un vestito di alta moda. E io invece ho preso questo che è tipo un vestito da sposa però sexy, no? Però corto, un vestito da sposa tagliato. È bello, è tipo velato e tutto ricamato, veramente bello, però il problema è che mi va troppo corto ed è anche una M, quindi non so, per andare al mare con i ricami e velato non lo so, però per uscire col culo fuori neanche va bene, quindi non so, a tipo per dormirci tipo sottana. No, ti puoi mettere una minigonna bianca molto corta magari da sotto, da sotto per coprire. Ah, mi hai dato un bel consiglio, brava. Poi ho preso questo qua bordeaux, proprio semplicissimo, questo mi piace tantissimo, è un vestito che va largo, comodo, mi questo piace. È il tuo stile, tipo di bordeaux. Filo. Un bel colore e cade tipo di morbido. Filo come se fosse una maglia, però a vestito. Cade morbido, non è troppo stretto, ti sta bene, è molto fine. Mi piace tantissimo. Ma questo, ma perché tu, ma dopo dobbiamo decidere. No, ma io sicuramente questo è mio perché è bordeaux. Il tuo è fucsia. Uno dei miei preferiti è questo qua, perché praticamente è fatto, mi piace come calza, cioè che è tutto abitato e scollato davanti, tipo anni 60. Tutto a pois, bellissimo. E lo vedo tipo con uno zatterone sotto, una zeppa, troppo bello. Carino, con i capelli così legati. A chignon, sì, sì, chignon. Mi piace tanto questo qua, non lo so però se mi sta bene. No, sta benissimo. Guardi. Poi ho preso questo alla rovescia, vabbè comunque. Ah, perché non è arancione qua, vabbè. Sì, questa riga anche mi piace le molto come ti sta, perché tu sei fissata con le righe. Io sono fissata con le righe, questo è bello perché è aderente, però ha un piccolo difetto che è un po' corto. Anche questo, per via del tuo culone, che escono tutti i culi. Pure a te ti andava corto. Comunque ci sono anche cose più moderne, diciamo, vestiti, più tipo casual. Questa qua, che è tipo una maglia vestitino, che c'è scritto USA sopra con le righe sotto, e questa tipo con le Converse, te lo metti? Con le Converse, stupendo, bellissima secondo me per andare in palestra, ma anche tipo come copricostume per uscire la mattina. È adesso bello. Che estate, infatti non vedo l'ora di fare questo outfit. Mi raccomando ragazze, seguiteci anche su Instagram, metteremo tutte le foto, sì, carità dolce @basso, come me. E seguiteci anche su Snapchat, dove infatti nei giorni passati abbiamo dato anche delle anteprima su questi vestiti. Diamo sempre tutte anteprime dei nostri video su YouTube. Sì, ci divertiamo molto. Anche lì ci chiamiamo Carlita Dolce e Nenzia Mara. Normale, senza trattino su Snapchat, ok? Mi raccomando, lasciateci tanti pollici in su se vi piacciono questi video. Apprezzate il nostro sforzo che abbiamo mostrato, anche il nostro di dietro, quindi il nostro culetto. Che vergogna.
No, vabbè, comunque secondo me il fisico bello è come ce l'ha Nancy, che ci dico, non dico neanche io perché il mio culetto è sempre troppo piccolo. Io ognuno si vede i propri difetti. Però mi piace, la donna secondo me deve avere le forme. Quindi ragazzi, mangiate e non vi fissate con queste pance, non fa niente. Basta che avete un po' di roba, quando vi mettete un vestito si vede un poco, insomma, capitemi, di forme e siete belle, sicuramente vi guardano tutti. Tanti like se vi piacciono i video vestiti indossati, tanti like per aver convinto Nancy a mostrarsi, a fare, adesso farai tanti video outfit, sì, è vero? Dalla mattina alla sera. Sì, tanti like per Nancy e vi mandiamo tanti baci. Muah, ciao! No, serio. Andiamo avanti. Non chiede, ma no, mettilo già qua. Allora, basta, serio. Ma che è questo? Ma no, Giammi! Così! Ah! Ah! Stura!